Ecco, buonasera e ringrazio naturalmente per l'invito e per l'occasione di dialogare con Frongia che di fotografie ne sa tantissimo. Io vi farò percorrere una serie di immagini proponendovi i temi, come dire, cruciali che soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento interessano il dibattito sul paesaggio. Comincio subito con un autoritratto di Alessandro Guardassoni, un pittore bolognese, che nel 1835 si autoritrae nel suo studio con una fotocamera. E il 35 è una data piuttosto alta nella storia dello strumento. Quello che però mi interessa è far notare come il pittore sceglie di mettere in evidenza uno strumento che era, come dire, un sussidio importante per la costruzione dell'immagine. L'avventura nell'atelier, la possibilità di giocare all'interno dell'atelier con strumenti che potessero captare il dato della realtà, comincia a fruttare alcuni esiti. Siamo ancora in anni in cui vigeva il dettato accademico del bell'ideale, o comunque un bell'ideale che stava poi sfumando nel gusto Biedermeier. E però c'è anche da sottolineare che a partire dagli anni 40 la scoperta della realtà, o come si diceva il vero, che venne importato soprattutto dal meridione e da un protagonista come Domenico Morelli, trova in Filippo Palizzi un pittore che gioca con gli sguardi. E questo dipinto la dice lunga su come il tema del rapporto con la natura fosse un tema definitivamente liberato. Dobbiamo ricordare i contesti. Fino ad allora, almeno fino agli anni 40, la pittura di storia nobilitava il paesaggio come sfondo a episodi eroici, a episodi esemplari. Mano a mano che si procede negli anni 50, il concetto di vero consente la percezione e la possibilità di riprodurre nel quadro la vibrazione naturale, un senso di, come dire, avvicendamento tra lo sguardo dell'uomo e la percezione diretta del paesaggio. È chiaro che chi andava a Parigi, come gli italiani, soprattutto nel 1855, cominciava a vedere esposte fotografie importanti come queste del Legret, il quale coglie la natura con una capacità quasi antropomorfa, ma soprattutto con un senso di totale autonomia. Pensate che quando un pittore amico dei Macchiaioli, Serafino da Tivoli, torna a Firenze e dipingendo un quadro con due mucche sullo sfondo di un bosco, crea un notevole scandalo, perché l'idea che la natura avesse una dignità di rappresentazione autonoma, al di là della narrazione, fosse essa esemplare, fosse essa storica e comunque seduttiva da un punto di vista del racconto, tutto questo faceva, come dire, pensare che le cose stavano cambiando. Infatti lo stesso Palizzi, come vedete, tornato da Parigi, lui va a Parigi nel 55, appunta la mostra e poi ritorna a Parigi nel 63 e riporta naturalmente delle impressioni pittoriche derivate dalla visione dei pittori di paesaggio che andavano di moda in quel momento, che erano i pittori della foresta di Fontainebleau, i pittori appunto Barbizonier, i pittori di Barbizon. Quindi il legame con la fotografia vista all'esposizione del 55, l'idea di uno sguardo liberato dalle convenzioni dell'Accademia, intendendo per convenzioni delle regole, non un elemento negativo naturalmente, portava ad una definizione autonoma del paesaggio. E proprio negli anni 60 a Firenze, in una città per antonomasia legata ad una tradizione di recinto rinascimentale e quindi, come dire, pronta a, da una parte, salvaguardare la grande tradizione,
dall'altra però in presenza di una mutazione piuttosto impressionante, quella che col trasferimento della Reggia dei Savoia a Firenze avrebbe avviato il disegno della città in chiave haussmanniana, ossia la demolizione delle mura e l'apertura dei grandi boulevard, ecco, come reazione all'interno di una città che guardava al passato ma che era obbligata ad accettare un presente cerimoniale e direi quasi metropolitano, e i giovani che si riunivano al Caffè Michelangelo e soprattutto negli anni 60 venuti a contatto con un intellettuale straordinario come Diego Martelli, il quale diceva: io sono stato a Parigi e ho visto dei quadri che fanno finestra perché dentro c'è la luce. E i macchiaioli, appunto, sono loro che si radunavano al Caffè Michelangelo, cominciano a guardare il paesaggio però con un occhio razionale e non con un occhio di impressione, e questo faceva effetto al nostro Diego Martelli, che li voleva più internazionali. Loro che cosa fanno? Guardano a Piero della Francesca, guardano la grande tradizione quattrocentesca fiorentina e compongono queste tavolette come se fossero un incastro di tarsia quattrocentesca, ossia la tradizione toscana portata alla ribalta come il seme, come la continuità, come la possibilità di una identificazione di carattere culturale ma anche profondamente morale. Questo è Sernesi che, come vedete, nelle mura di Firenze sceglie questo incastro geometrico che fa capire come questi pittori, come lo stesso Fattori nelle sue tavolette che riproducono la costa livornese, gioca con una essenzialità formale che fa capire quali erano gli strumenti con cui questi pittori lavoravano: la fotocamera, il vetro affumicato. Sapete che quando si affumica un vetro e si guarda un paesaggio o un elemento naturale, le sfumature si perdono e rimane la forma, cioè rimane la macchia, e quindi l'idea di comporre forme astratte e giocare con queste come fossero colori complementari creava questo gioco di astrazione immobile, silente, che fa dei macchiaioli appunto coloro che preservano la forma pur in questa straordinaria osservazione della natura. E d'altra parte la fotografia lo dimostra Giovanni Fattori, il quale, invitato nel 1882 dai principi corsini nella loro proprietà della Marsiliana in Bassa Maremma, aveva con sé il fotografo amatoriale Pierazzolino, il quale, come vedete, forniva al pittore dei tagli di realtà, in questo caso il salto delle pecore, le pecore che vengono fatte cadere nel fiume per lavare il vello, e naturalmente Fattori si fa, come dire, forte di un fermo immagine che gli poteva suggerire poi elementi da sviluppare e comporre ulteriormente. E a proposito di sguardi oggettivi, di sguardi aiutati da mezzi meccanici, del resto ci si sta avviando verso una filosofia e una sensibilità positivista che mette in evidenza le poetiche della scienza, e quindi l'occhio, l'idea del romanzo naturalista francese per cui la commedia umana porta anche nello sguardo sull'uomo una brutalità e una capacità di riprodurre il vero, il dato, senza mediazioni. Ecco, in questo caso Giuseppe De Nittis nel 72 sale sul Vesuvio, probabilmente con una macchina fotografica, e come vedete dà delle immagini di forte oggettività giocate proprio con una capacità disegnativa e cromatica che è da intendersi come vera e propria analogia del reale. Ma c'era anche, a proposito dell'osservazione del paesaggio, proprio a partire dagli anni 60 e 70, una grande attenzione verso soprattutto la pittura di Courbet. Quando Telemaco Signorini vede questo quadro di Giovanni Fattori, le gramignaie, donne solenni, nobilitate nel gesto del lavoro, su uno sfondo di Maremma oggi riconoscibile, perché allora era un territorio in via di bonifica o in parte bonificato, con pochissima vegetazione in alzato. Queste figure, come vedete, si atteggiano secondo il rito della pittura dei campi,
che andava molto di moda a Parigi con Jules Breton, Bastien Lepage, e Fattori, come altri pittori, intuiscono questa poetica del gesto nobilitante del lavoro, e quindi è chiaro che l'osservazione del paesaggio chiama anche in causa temi sociali, temi proprio di politica civica che venivano alla luce dopo le rivoluzioni del 48. E Telemaco Signorini, vedendo questo quadro, dice: questo è un quadro non di forma ma di sentimento, cioè introduce un valore che verrà sviluppato di lì a poco, un sentimento che era il sentimento del luogo e il sentimento dei caratteri di quel luogo. E questo aveva insegnato Courbet: quando si illustra un episodio dobbiamo capire che le contadine bretoni, gli abitanti di Ornans sono di quel luogo, hanno quei sentimenti, esprimono quel tipo di contesto, e quindi è, come dire, un riflesso sociale molto importante. E poi un quadro commovente di Lo Iacono, l'arrivo inatteso, dove naturalmente la natura si espande in maniera assolutamente straordinaria. Questo è un quadro del 1883, Lo Iacono usava la macchina fotografica, e lo si sa proprio, lo si documenta, si posseggono ancora i suoi strumenti fotografici, e devo dire che questo quadro, con questa veduta perdita d'occhio, quasi un piano sequenza, un'immagine che collega all'apertura del paesaggio l'effusione dei sentimenti. È chiaro che questa apertura atmosferica, con quelle nuvole che vagano in questa tavolozza di azzurro, commuove la semplicità del campo, che è un campo, diciamo, povero, dove però maturano e si alimentano dei grandi sentimenti. L'arrivo del coscritto che bacia la mamma, che naturalmente era impegnata nel lavoro dei campi. Capite che tra natura e verità i sentimenti trovano il loro spazio. E poi, proprio ritornando a Firenze, mi interessava presentare questo quadro di Panerai, che dimostra una visione del paesaggio urbano. C'è un bellissimo volume di Rosario Assunto sul paesaggio che, così calibrando le visioni e le tipologie della pittura di paesaggio, dice: il paesaggio nella città. E questa è una città che è cambiata, è Piazza Libertà a Firenze, che sembra una Parigi molto domestica, ma una Parigi con il senso della pioggia, con questo movimento metropolitano delle carrozze, dei cavalli, la mistura dei contadini con i soldati, insomma una città che sale, una città che sta cambiando, quella città che i macchiaioli volevano ritrarre in una nostalgia neoquattrocentesca, però con una pittura immota ed astratta. Ora il naturalismo, perché siamo in quel clima, il naturalismo che appunto gli stessi romanzi francesi propagavano attraverso soprattutto i romanzi di Zola, ecco, tutto questo induce i pittori a vedere nel paesaggio anche un progresso della civiltà urbana. Cambiano le cose verso la fine dell'Ottocento. Morbelli, lo vedete in fondo, nella diapositiva inferiore, comincia a toccare argomenti che chiamano in causa un'evoluzione. Immaginate la cultura positivista, che già maturata negli anni 50 sviluppa nella pittura dei macchiaioli una visione astratta e analogica, i temi di un paesaggio naturalistico portati sul tema del vero, della verità e anche del verismo sociale, con sentimenti fortemente descritti. E poi c'è come una reazione che ci porta agli inizi del Novecento, che è il paesaggio stato d'animo. Il paesaggio stato d'animo si fa forte di un vero e proprio manuale, che era quello di Frédéric Amiel, il quale dice: un qualunque paesaggio rappresenta uno stato d'animo, ossia siamo noi che induciamo il nostro stato d'animo nel paesaggio, o è il paesaggio che influenza i nostri stati d'animo. Quindi una reciprocità che, come vedete anche nella fotografia in alto, dimostra in un contesto fogazzariano questo silenzio,
questa, come dire, comunicazione ineffabile dell'osservatore. E qua la donna si è perduta in un pensiero lacustre, e quindi addirittura la bandiera italiana che sventola commuove, il tema fogazzariano, lo capite benissimo, siamo come in un clima di malombra, in un clima da piccolo mondo antico, però visto con gli occhi di un uomo della fine dell'Ottocento, oppure Pellizza da Volpedo con questa passeggiata amorosa dove i due giovani in una rinascita primaverile camminano nella natura in un paesaggio trasfigurato perché lo stato d'animo induce in loro anche sentimenti d'amore. E poi, pensando alla fotografia come questa di Primoli, vengono fuori i sentimenti che accompagnano gli uomini che reagiscono al positivismo, alla scienza creduta come risolutiva, e del resto questo dibattito tra pittura e fotografia fu un dibattito piuttosto cocente da parte dei pittori, perché si credette con la fotografia di conquistare la realtà, ma la soggettività ebbe, come dire, una sua vittoria. E Primoli rappresenta Gianicolo con la neve, e sono quegli elementi atmosferici che, come dire, consentono un'accentuazione degli stati d'animo. Ad esempio la nebbia, pensate a Pascoli, la nebbia nasconde le cose lontane, non dà la definizione degli spazi. Leggete la poesia di Pascoli, che è una poesia di paesaggio, dove dice qua, là, lassù, non c'è mai un perimetro, non c'è mai una prospettiva, tutto è affidato al libro del mistero. La natura diventa un luogo del mistero, e quindi lo stato d'animo proietta all'interno della natura anche visioni come questi nenufar sempre dipinti dallo Iacono, luoghi misteriosi, luoghi che fermentano alcuni pensieri. Si diceva molto, si amava molto un passo di Leonardo, Augusto Conti, che veniva chiamato il Doctor Mysticus da D'Annunzio, diceva, riportava un passo di Leonardo dove dice: io non amo l'acqua corrente perché non ci si può specchiare, amo l'acqua delle paludi. E naturalmente l'acqua della palude vuol dire molto, vuol dire una fermentazione di misteri, una fermentazione di immagini sensuali e tra il mistico e il teosofico, come erano quelle che apparivano nel libro, nel Liber Pictus di Gabriele D'Annunzio, l'Esotto ad Guttadauro, dove compare, siamo negli anni 90, la Melusina che galleggia, vedete, su una palude con i papaveri allusivi naturalmente ai paradisi artificiali. Il paesaggio quindi si colora di aspetti molteplici, e scavallando nel Novecento si incontra un pittore di capacità incredibile nel assorbire le modernità che si potevano vedere alle Biennale di Venezia, soprattutto la pittura di Soroglia, queste monachine che vedete si confondono nell'acqua come delle ondine mistiche. E devo dire che riesce a cogliere aspetti assolutamente straordinari. E questo invece è Plinio Nomellini, si chiama Baci di Sole, ed è il figlio di Plinio Nomellini, colto come un efebo antico, come piaceva D'Annunzio, appunto, che vedeva le amadriadi e i fauni correre tra i falaschi della Versilia. Ecco, questo è il mondo che stava consegnando la sensibilità dell'arte, il paesaggio dell'arte, verso il dramma della Prima Guerra Mondiale. Ma a proposito di cambiamenti, l'angolino, il cantuccio pascoliano odorato di mistero viene violato dalla luce elettrica e dalle periferie moderne. Questo è l'altro paesaggio che debutta nel Novecento. Boccioni lo dipinge ancora con stile divisionista, e quindi ancora una volta con colori complementari che accentuano l'effetto luminoso, oppure lo compone in maniera dinamica, sovrapponendo le parti del reale in una visione simultanea che è naturalmente tipica della cultura futurista.
è un'esplosione, il paesaggio viene, come dire, urbano soprattutto, viene sezionato e ricomposto secondo la volontà dinamica del futurismo, ma di lì a poco l'idea di un ritorno all'ordine riporta il paesaggio su un tema di misura formale e astratta, in questo caso ardengo-soffici, che guarda a un grande, come dire, analogista del paesaggio che è Paul Cézanne. La fortuna di Cézanne ai primi del Novecento in Italia è proprio veicolata da ardengo-soffici. E poi la ricomposizione formale della pittura metafisica, i paesaggi silenti e misteriosi di De Chirico, legati da un tema, quella dell'ironia, l'obbligo di sostare di fronte all'immagine chiedendo qual è il mistero delle cose, e quindi un paesaggio enigma, un paesaggio metafisico appunto, che mi ricorda in proiezione lontana quelli bellissimi dei film di Antonioni, dove nell'eclisse e nell'avventura compaiono queste immaginazioni formali di un paesaggio assolutamente metafisico, legato poi alla complessità dei sentimenti che i film esprimono. Ancora Carrà, che nei suoi Nuotatori apre una visione di mare, però con figure solenni, quasi neogiottesche, e questo è proprio il momento del ritorno all'ordine, oppure la possibilità fra le due guerre era quella di rivedere il dramma paesaggistico dei post-impressionisti, soprattutto del sintetismo di Gauguin, ma anche di Van Gogh. Questo è Gino Rossi, un pittore che muore giovanissimo, ma che dà proprio una visione del paesaggio fortemente emotiva, legata appunto allo stile soprattutto di Van Gogh. E poi Ennio Morlotti, per citare in finale di questa mia carrellata, il potenziale del paesaggio verso una modernità che toccava un argomento intrinseco alla maniera del vedere, che era l'informale, cioè la materia che, come dire, diventa superfettazione della tela, non è altro che un'ulteriore analogia della visione paesistica, non più l'astrazione che abbiamo visto all'inizio negli anni 50 nei macchiaioli, questa volta ormai a partire dagli anni 50, 40 e 50, una visione fortemente materica. E poi concludevo con questo Teatro di Mnemosine di Giulio Paolini, dove vedete il paesaggio viene catturato in un sogno neoclassico, un brano di cielo, probabilmente tratto da una pittura di Watteau, e quindi una nostalgia di un paesaggio arcadico che naturalmente il pittore porta come elemento di consolazione, ma anche come sigla di una propria volontà di, come dire, imprigionare il sentimento della natura in una presenza contemporanea che, come vedete, poteva avere o una via fortemente espressiva nel gioco della materia, poteva avere, come in Giulio Paolini, una ricomposizione mentale e astratta, potrà avere anche, pensate a Penone, una compartecipazione diretta della natura che viene portata direttamente con i suoi tronchi all'interno del percorso museale. E quindi questo è un po', a sommi capi, un percorso della pittura di paesaggio che volevo appunto presentarvi come, come dire, complemento alla bella mostra che è qui esposta al Scuderia del Quirinale. Grazie. Bene, ecco. Dopo questa carrellata molto lucida e strepitosa, effettivamente viene voglia di cambiare tutto quello che avevo in mente di raccontarvi sui fotografi, perché il mio punto di vista era quello di, volevo parlarvi un po' della specificità del lavoro dei fotografi, anche dentro una storia che a mio avviso a lungo li ha voluti succubi di criteri di valutazione che provenivano nella cultura italiana e internazionale dai canoni della pittura, dai principi della pittura. Voglio dire che a lungo i fotografi hanno combattuto questa battaglia culturale per farsi, per essere riconosciuti, per avere il proprio lavoro riconosciuto come un fattore culturale, fino ancora agli anni 70, questa famosa mostra che si tenne a Torino, curata da Daniela Palazzori e Luigi Carluccio, Combattimento per un'immagine.
Diciamo che naturalmente è una storia culturale internazionale che è stata ampiamente studiata. Volevo partire da un'altra prospettiva che non esclude sicuramente la prima, era un saggio a cui tengo molto, un piccolo saggio di Rosalind Krauss degli anni Ottanta che si intitolava Landscape/View, paesaggio/veduta, gli spazi discorsivi della fotografia, nel quale Rosalind Krauss argomenta che effettivamente, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, a partire dagli anni 70, questo dominio in qualche modo dei criteri di valutazione della pittura ha finito per investire anche tutta la storia collezionistica e museale della fotografia, con effetti in un certo senso nefasti, nel senso che sempre più il riconoscimento culturale museologico della fotografia, che effettivamente è arrivato, si è basato su gusti e canoni che dal punto di vista di Rosalind Krauss erano esterni alla storia della fotografia. Ci sono stati, e questo vale soprattutto per il caso americano e anglosassone, come dire, dei ripescaggi, dei processi, come diciamo oggi, di artificazione di alcuni pezzi della storia della fotografia, sono entrati materialmente nel museo alcuni fotografi e nella carriera e nel grande lavoro, nel grande archivio del lavoro di fotografi, alcune fotografie. I casi che presenta Rosalind Krauss sono quelli di, per esempio, Timothy O'Sullivan, fotografo che non ha alcuna formazione diciamo artistica e che lavora su committenza subito negli anni immediatamente successivi alla guerra civile americana per il governo degli Stati Uniti per documentare il territorio che via via si viene a conoscere nell'Ovest americano e che realizza fotografie che sono materialmente conservate alla Library of Congress, al nostro archivio di Stato, se vogliamo dire così, accompagnando delle relazioni dei geografi che usano le fotografie come dei veri e propri documenti. La storia successiva ha il gusto, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70, quando negli Stati Uniti c'è una grande rivalutazione di questa fotografia cosiddetta topografica, questo gusto porta appunto alla rivalutazione di alcuni aspetti della fotografia dell'Ottocento e a trovare in alcune fotografie di Timothy O'Sullivan degli antecedenti interessanti di quello che sta avvenendo in quel momento, che è quello che succede a ridosso dell'arte concettuale, di alcuni aspetti della land art e di alcuni aspetti della fotografia americana contemporanea che stanno emergendo, in particolare questa mostra importante che si tiene a Rochester nel 1975, che si chiama appunto New Topographics, i nuovi topografi. Dico tutta questa cosa perché effettivamente a me sembra che ancora il modo di guardare i fotografi con dei criteri che sono in parte esterni al lavoro e ai linguaggi, o proprio operativi, che poi diventano anche delle categorie estetiche, dei sentimenti, dei modi di pensare dei fotografi, ha portato dal mio punto di vista anche nella nostra storia della fotografia in Italia a delle selezioni del tipo di quelle che Rosalind Krauss racconta. E da questo punto di vista invece sono molto contento che ci troviamo di fronte a questa mostra che è una grande festa della fotografia, nella quale noi troviamo, naturalmente man mano si procede nel corso del Novecento, i fotografi hanno il loro riconoscimento intellettuale, artistico, possono fare i fotografi di ricerca ed essere riconosciuti come tali, possono fare mostre, pubblicazioni, ma se noi guardiamo la mostra nel suo complesso, nella stragrande maggioranza dei casi, noi abbiamo dei fotografi che possono avere evidentemente delle esposizioni e degli aspetti di formazione nella cultura propriamente artistica, ma sono generalmente fotografi che hanno svolto un mestiere, hanno fatto una professione, hanno lavorato per altri, cercando di fare questo lavoro che trovo interessante e specifico proprio del fotografo come personaggio sociale della modernità, dell'Otto e del Novecento, io direi anche da questo punto di vista quasi senza soluzione di continuità, senza distinzione tra l'Otto e il Novecento, il fotografo entra sulla scena del vedere della rappresentazione, dal mio punto di vista, molto con questa caratteristica di portare evidentemente con sé dei valori, una soggettività, e dei modi di guardare, una propria cultura visiva, che possono essere più o meno dipendenti dalla cultura ufficiale, ma in realtà di lavorare molto in risposta a tutta una serie di condizioni esterne che sono prima di tutto appunto quelle della committenza. E
in questa particolarità, secondo me, sta un modo interessante di riconsiderare la fotografia che questa mostra propone. Allora, ci eravamo un po' divisi i compiti, in qualche modo faccio un compito non mio. Volevo appunto proporre questa visione di un fotografo moderno, osservatore, ma adesso capisco meglio, razionale, che usa uno strumento, che esiste fin dalle origini. William Henry Fox Talbot, che come sappiamo è uno dei fotografi fondamentali per le origini, l'invenzione stessa del mezzo, è uno degli inventori, e magari sono in controluce, non vedo il tipo di pubblico, ma insomma è colui che inventa il negativo su carta sostanzialmente, da cui discendono i negativi su carta degli inizi degli anni 40, che vedete in mostra e che poi vengono stampati di nuovo su carta, sono dei calotipi, che Talbot pubblica nel 1844-45 una serie di, diciamo, potremmo dire fascicoli pubblicitari per l'invenzione a cui sta lavorando, nei quali unisce una fotografia che lui ha realizzato a un breve testo. Vi faccio vedere qua solo la fotografia, che è molto celebre, si intitola La porta aperta, che nel testo lui, ecco, forse è il caso di dirlo rapidamente, associa vagamente alla pittura fiamminga per l'interesse verso l'umiltà delle cose quotidiane, le situazioni trovate senza andarle a cercare in paesaggi ideali. Fotografa, Talbot è un possidente terriero, oltre che uno studioso in varie discipline, fotografa parte della sua proprietà. E fotografa semplicemente una scopa appoggiata sul muro che di solito quando faccio lezioni agli studenti e qualcuno c'è mi prende 2 ore per spiegarla. Io trovo molto affascinante, ma proverò a dire che cosa è dal mio punto di vista questa fotografia. È allo stesso tempo non è letteralmente un'istantanea, ma idealmente un'istantanea, uno sguardo veloce su un oggetto incontrato casualmente nella vita ordinaria di un mondo sostanzialmente rurale, allo stesso tempo, molto razionalmente, è una riflessione che mette in moto tutta una serie di domande sugli aspetti specifici del lavoro fotografico. Questa è una fotografia che, dandosi con questa forma, penso molto leggibile, sulla superficie bidimensionale dell'oggetto fotografico, dove c'è questo parallelismo tra l'inclinazione del manico della scopa, precariamente appoggiata a quello stipite, esattamente parallela all'ombra proiettata sulla porta, giusto dietro, che dà il titolo alla fotografia. E questo parallelismo così stupido in qualche modo, così elementare, così ordinatore, così pacificante, se vogliamo per noi soprattutto, che poi avendo passato il Novecento abbiamo visto molta fotografia basata su questi graficismi. In realtà questa cosa molto semplice e immediata da vedere è il frutto della decisione di collocarsi con l'apparecchio fotografico, quindi possiamo immaginare sul cavalletto, quindi con molta attenzione, con piccoli spostamenti, esattamente in questo punto ed esattamente in questo momento. Pochi centimetri in avanti o indietro, a destra o a sinistra, potete capire che il gioco di prospettiva avrebbe creato 2 linee divergenti e non parallele, e allo stesso modo probabilmente 10 minuti dopo il sole avrebbe girato in un altro modo, o anche uno sbuffo di vento avrebbe potuto aprire questa porta un po' di più o socchiuderla, proiettando sulla porta stessa una ombra con una inclinazione differente. Quindi questa fotografia apparentemente istantanea, semplice, trovata, senza pensiero, come molte volte noi pensiamo anche al lavoro dei fotografi, e molte volte li pensiamo così nell'Ottocento, incolti, primitivi, a un certo punto la storiografia ha voluto insegnarci. In realtà abbiamo molti casi, molte fotografie che ci interrogano e che, se guardate, come dire, nel loro verso, se noi ci immedesimiamo nel lavoro sul campo che i fotografi hanno fatto, cerchiamo di capire come hanno lavorato con la loro attrezzatura, con quegli apparecchi sul cavalletto come ce li abbiamo ora che ci stanno filmando, con la particolarità dei materiali che stanno utilizzando, in questo caso il negativo su carta, i tempi di esposizione che sono ancora relativamente lunghi, richiedono alcuni minuti di apertura del diaframma per impressionare la pellicola.
se noi ci mettiamo in questa prospettiva capiamo molto di più di un pensiero che sta dietro a queste fotografie e che molte volte ci sfugge proprio per la loro capacità ostensiva, per la loro apparentemente facilità di registrazione. Ora, potrei fare tanti esempi anche di fotografi, non avevo a disposizione esattamente le fotografie che sono esposte in mostra, ma forse non è un caso che preparando questa presentazione mi siano venuti dei nomi che sono in mostra. Carlo Baldassare Simelli è un fotografo che vedrete che negli anni 60, se non l'avete già visto, negli anni 60 e 70 frequenta molto, come dire, la provincia laziale e ha questa particolarità rispetto a tanti fotografi che invece sono attivi soprattutto nella capitale, di occuparsi di questa, di questo paesaggio minore ma colto nella sua realtà immediata, con il quale a me sembra cerca di fare qualche cosa di intelligente. Qua, parlavamo prima di evocazione di antropomorfismo, ma anche al di là di questa, che potrebbe essere una sovralettura, questa parete del tutto ordinaria vista leggermente di scorcio che ci lascia intravedere qualche cosa della, diciamo, profondità dello spazio interno all'edificio e quindi ci propone un piano che in qualche modo è quasi parallelo a quello dell'oggetto fotografico, dove, come dire, la pelle del muro dialoga con la pelle materica della fotografia, ma allo stesso tempo con questo leggero scorcio, con questo potere vedere al di là della finestra, della porta, ci permette di avere una proiezione spaziale verso l'interno, però anche contemporaneamente il fotografo anche in questo caso si mette in un punto e in un momento preciso nel quale nella finestra in alto a sinistra batte un riflesso di luce, di sole, che brucia in qualche modo il supporto della pellicola, ci dà questi bagliori e questi biancori, che dal punto di vista mentale però, anche semplicemente nella storia della prospettiva, in un qualsiasi anche ragionamento empirico elementare di un fotografo che si trova a fotografare le cose che ha davanti a sé con l'obbligo fatale per il fotografo di escludere gran parte del mondo intorno. Questo gesto quasi drammatico che il fotografo deve compiere di tagliare via dei pezzi di mondo prendendosi la responsabilità di inquadrare, di testimoniare, di registrarne solo alcuni, sapendo che tutto ciò che viene incastrato dentro questo rettangolo assume una forza compositiva, quindi le cose, i dettagli e le informazioni assumono dei rapporti tra di loro che forse sono più forti o addirittura alle volte inventati rispetto a quelli che sono effettivamente i rapporti della realtà. Tutto ciò che è inquadrato in questo spazio molto costretto dell'inquadratura fotografica diventa un testo anche se non lo è nella realtà. E in questo caso il riflesso è anche l'evocazione di qualche cosa che non è inquadrato perché sta al di là, non al di là dei bordi dell'immagine, ma alle nostre spalle in qualche modo. E sono delle tensioni che, mi rendo conto, forse è una lettura poco accademica e rischia la sovralettura, ma mi piace cercare e dare credito a tutti questi indizi del lavoro dei fotografi che lasciano supporre un pensiero, una riflessione sulla specificità del proprio mezzo, molto prima di quanto noi l'abbiamo riconosciuta ufficialmente, cioè con i fotografi del Novecento, addirittura con, come dire, la fotografia concettuale degli anni 60, molto prima delle, come dire, verifiche, celebri verifiche che Ugo Mulas realizza tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, che sono esplicitamente ognuna una riflessione su un aspetto operativo del medium fotografico. Potrei andare avanti, adesso vado rapidamente perché il tempo scorre, per farvi vedere come ci sono diverse fotografie di Simelli. Trovo veramente un fotografo molto interessante nella sua muoversi nel fotografare oggetti che dal punto di vista dell'iconografia pittorica probabilmente sono anche molto consolidati, ma che al fotografo richiedono degli spostamenti di camera, se posso utilizzare un linguaggio del cinema, che sono del tutto inusitati, cioè abbassare l'apparecchio fotografico che normalmente per comodità si tiene sul cavalletto ad altezza d'uomo per poter operare in piedi guardando davanti a sé nel vetro smerigliato sotto il panno nero. Ecco, invece in questo caso il cavalletto è abbassato e sono molto probabilmente fotografie realizzate col cavalletto perché non è possibile con questa tecnica utilizzare questi grandi apparecchi in mano, quindi con dei gesti poco consueti, ricercati, per
abbassarsi al suolo e radicarsi nelle cose e cercare la materialità del mondo che si ha davanti. In realtà strategie di questo tipo si trovano anche in altri tipi di generi. Anche qua in mostra, sono stato contento di questa coincidenza, oggi ho visto meglio la mostra, c'è un'altra fotografia di Kaneva che pone lo stesso problema. È un panorama e dal punto di vista dei modelli iconografici possiamo dire che quando noi vediamo uno skyline con la cupola di San Pietro sullo sfondo, diciamo che è una veduta di Roma, e quando soggettiamo le fotografie scriviamo Roma veduta. Ma c'è veduta e veduta. Kaneva, in questo caso è un caso diverso, la sua formazione artistica penso che sia evidente, cerca di tenere insieme tutti i piani del vedere e una serie di materiali, di materie che sono molto diverse. Quindi c'è una grande ambizione in questa fotografia nel mostrare, di dare la fiducia anche al mezzo, di mostrarci laggiù, anche se tra le nebbie o tra la foschia, ma riconoscibile proprio per le sue forme storiche, la Roma monumentale, e di mostrarci in primo piano, qua sotto, il Tevere, e in mezzo i campi coltivati, e ognuno di questi piani è un sistema di informazioni differente, e qua ci sarebbe da ragionare veramente sui tempi lunghi della fotografia e questa superficie d'acqua che diventa lucore e riflesso senza onde, e il campo medio che è pieno di informazioni che per un agronomo o un geografo contemporaneo oggi ci potrebbero dire molte cose, e abbiamo anche altre vedute in mostra che hanno questa capacità informativa a partire dai panorami della prima sezione della mostra. E poi laggiù invece una città, vogliamo dire, ideale per provare a rispondere anche un po' al titolo, al compito che ci avete affidato e mi sono preso anche oggi. Questa città ideale, ferma nella storia, immutabile. E quindi è in qualche modo, dal mio punto di vista, una riflessione che riguarda sempre l'idea che il fotografo ha di trovarsi in un luogo e la necessità di prendere un punto di vista in questo luogo e la responsabilità di selezionare dei dati, delle informazioni, degli indizi, costruendoli in un testo all'interno di questa composizione. Questa composizione può essere più o meno ordinata, gradevole, può guidare, come dire, naturalmente l'occhio dello spettatore lungo questi piani, fino quasi a far dimenticare di essere una costruzione, e però dall'altra parte, se è possibile, sarebbe sempre utile soffermarsi un attimo in tutte le fotografie della mostra, proprio in queste fotografie, che alle volte sono anche fotografie di fotografi non identificati, anonimi, cercare di immedesimarsi e capire come questa naturalezza di questa finestra che la fotografia ci propone in realtà è l'esito di una costruzione nella quale c'è un altro elemento di modernità dal mio punto di vista, che nella storia della fotografia è stato molto assegnato a un fotografo americano come Walker Evans, al quale un altro fotografo contemporaneo, John Goss, ha già dedicato un saggio intitolato Omaggio a un fotografo che nasconde la propria mano. Ecco, questo io credo che per dovere professionale, per consapevolezza estetica, per tante ragioni, è un carattere tipico del fotografo fin dall'Ottocento. Costruire dei testi dando a vedere che questi testi si diano in natura, si diano nelle cose. E quindi in qualche modo tutto nelle fotografie è artificio, anche quando si dà in questo stile appunto naturalistico e immediato. Salto, vado avanti, ci sono delle fotografie che parlano di più, questa fotografia di Moscioni con questo obiettivo grandangolare sul formato verticale che rispetto al compito di ancora una volta darci l'immagine ufficiale di un monumento, questa è la cattedrale di Ruvo, ci mostrano anche questo primo piano in basso, anche questo in realtà possiamo considerarlo magari un compito professionale, no? Documentare lo stato di conservazione della pavimentazione, dei magheni o del lastricato. E però è anche, dal punto di vista estetico, se dall'altra parte proviamo a dare credito a un fotografo pensante, l'idea di rappresentare quella cosa che sta là ferma, ma anche il terreno su cui poggio i piedi, su cui io fotografo, metto il mio apparecchio fotografico, dove io cammino, dove io mi sono messo, testimoniare anche qualche cosa di più di dove io sono e accennare al punto di vista nel quale io mi pongo.
E queste cose ci sono nascoste nella fotografia dell'Ottocento. E questo arco di Tito, in una fotografia di Alghetti, di un fotografo non identificato, è una delle tantissime varianti di ripresa di questo monumento e di tutti i monumenti, soprattutto a Roma. E questa è un'altra dei fratelli Alinari. Lasciamo da parte le differenze, c'è una scelta che si nota soprattutto nel momento in cui noi consideriamo molte varianti, che è la decisione di fotografare con la luce, con il sole a questa altezza, con questo tipo di luce che permette di descrivere molto bene gli aspetti, come dire, tattili, materici, della materia di cui è fatto l'arco, ma anche crea, adesso non ho un puntatore, quella ombra nella parte bassa, che in realtà è un triangolo di ombra che entra, se noi la guardiamo, leggiamo in modo bidimensionale, grafico ancora una volta questa fotografia, come se fosse di Open Door di Talbot, lo leggiamo come un triangolo di ombra. E in corrispondenza del vertice di quel triangolo, sotto l'arco, ma in corrispondenza, sotto l'arco ma rimarcato da quella freccia che è l'ombra, Alinari, l'operatore Alinari, mette questa scena di genere, di una carrozza, di astanti, scena animata. In realtà, se noi guardiamo più da vicino, e questa è una grande cosa che la fotografia ci consente, di essere inesauribile nella registrazione dei dettagli e delle informazioni, e quindi di essere percorribile all'infinito, come peraltro lo spettatore, noi sappiamo, ottocentesco faceva, impugnando, tenendo l'album su un tavolo nel proprio camerino con una lente di ingrandimento di fianco e passando qualche pomeriggio a guardarsi queste figurine. Qua la vedete intera, e naturalmente anche questa è una fotografia che, se la guardiamo da lontano, nella sua forma essenziale, diciamo che è la classica fotografia del monumento di tre quarti, eccetera, eccetera, ma se la guardiamo un po' più da vicino vediamo che anche questo fotografo non identificato, in corrispondenza del vertice di quel triangolo, ha collocato, in questo caso forse in un modo più interessante, meno teatrale, ha trovato una cosa molto umile, è un tavolino con sopra, penso siano quattro bottiglie, possibile contarle, e altri oggetti. Allora, se noi con questa consapevolezza torniamo indietro e riguardiamo questa fotografia, vediamo come il fotografo ancora una volta abbia saputo mettere a frutto tutta una serie di variabili operative per restituire il compito professionale che probabilmente gli era dato, era pagato per realizzare una fotografia di un aspetto monumentale della Roma storica, eccetera. Avrebbe potuto nascondere quell'aspetto triviale, quotidiano, banale, ordinario della vita di tutti i giorni, che è anche un pezzo di storia e in quel momento, se vogliamo dire, di attualità, di povera, piccola attualità rispetto al senza tempo di questa storia monumentale. E invece l'ha incluso proprio là dentro l'arco, e in qualche modo, a me viene il sospetto, ma ancora una volta forse sono troppo generoso nei confronti di fotografi, che intenzionalmente l'abbia saputo, l'abbia voluto collocare là dove questa freccia di ombra lo indica. Vabbè, possiamo andare avanti. Quanto mi rimane? 5 minuti? 3? 5. Non sapevo che finiva così. Non ho fatto il mio mestiere, avrei dovuto parlarvi di più del Novecento. Del Novecento, naturalmente, non è possibile fare, o non ho la capacità che ha il professor Sisi di fare una carrellata così lucida, lineare e chiara di una fotografia del Novecento che dialoghi tra il reale e l'ideale. Ma ho preso alcuni esempi, provando a ragionare su un pezzo di storia che noi effettivamente forse dobbiamo ancora, nonostante tutto, veramente fare, che è la storia della fotografia contemporanea come una storia che diventa la storia del paesaggio ordinario. Qualcuno l'altro giorno mi chiedeva che cos'è il paesaggio ordinario. Vabbè, cosa complicata. Diciamo che però una cosa su cui i fotografi si sono attardati molto è questa cosa che gli americani chiamano paesaggio alterato dall'uomo, che noi in passato abbiamo chiamato paesaggio artificiale, ma che forse diventa un aggettivo troppo complicato, ma forse lo possiamo definire più semplicemente
in negativo, come il paesaggio che non è mai completamente naturale, che soprattutto per la storia italiana è un paesaggio sempre marcato dall'intervento dell'uomo, dai segni della sua storia, dell'attività, in un palinsesto di segni che vedono sempre compresenti quelli del passato e quelli del presente. Allora, nel corso del Novecento, io credo che i fotografi hanno un grande ruolo nell'occuparsi di questo tipo di paesaggio. Certo, non mancano neanche in Italia i fotografi che hanno celebrato la natura incontaminata, eccetera. Ma io credo che il ruolo culturale che hanno avuto anche nel rapporto con le altre forme di rappresentazione, discipline anche, sia stato proprio quello di fare le cose che abbiamo visto nei fotografi dell'Ottocento, di camminare passo passo dentro le cose, non solo osservandole con attenzione e con la precisione di dettaglio che è data da questo strumento, ma anche infilandosi, andando a osservare cose che pochi altri hanno raccontato, almeno per l'Italia, o anche mostrato. Cose alle quali pochi altri hanno dato la dignità di una rappresentazione, di uno spazio culturale. L'arco di Tito sì, ma forse certo non manca in pittura e anche in letteratura degli aspetti di vita quotidiana. Ecco, però i fotografi molte volte hanno mostrato cose che altri non hanno mostrato. E questa cosa continuano a farla nel corso del Novecento, in un mondo che cambia, in un mondo nel quale noi ci domandiamo sostanzialmente se questo mondo cambia in un modo positivo o negativo, se stiamo guadagnando qualcosa col progresso o se stiamo perdendo un nostro rapporto umano, vissuto, esperienziale con i luoghi. Non voglio, non posso dare una soluzione su una conclusione sul lavoro che i fotografi hanno fatto, ma di fatto hanno mediato questa nostra trasformazione dei paesaggi contemporanei e alcuni ce l'hanno resa guardabile, osservabile. Per alcuni questo diventa, per alcuni critici della fotografia e anche, come dire, dell'ideologia fotografica, questa è vista come una estetizzazione che ci fa dimenticare che il mondo è brutto, che non lo sappiamo gestire bene, o che lo alluvioniamo e che non facciamo manutenzione o che lo consumiamo capitalisticamente, eccetera. Per altri invece, per esempio un fotografo americano statunitense come Robert Adams, in un piccolo libretto di saggi che è tradotto anche in italiano con il titolo La bellezza in fotografia, saggi in difesa dei valori tradizionali. Per Robert Adams il lavoro del fotografo è sempre in un modo fondamentale, importante, perché attraverso la luce il fotografo rivela lo splendore delle cose, queste sono le parole che Robert Adams utilizza, uno splendore tanto più importante quando le cose sono umili, sconosciute, non viste. E secondo Robert Adams il fotografo ci permette di dare forma, di dare una forma, quindi di in qualche modo poter continuare a guardare, quindi continuare a pensare in questo mondo che cambia anche quando apparentemente è brutto, è inestetico o distrugge un altro mondo che avevamo consolidato nella nostra cultura. Questo libro del 1941 di Alberto Lattuada, faccio il tifo a questo fotografo e a queste fotografie perché confesso ho un come si dice, conflitto di interessi, le ho studiate molto e abbiamo ripubblicato questo libretto del 41 che era scomparso molto presto, di 26 fotografie. Alberto Lattuada è un fotografo che con questo libro, prima di tanti altri fotografi, diciamo in questo scavallare tra la fine del fascismo e l'inizio di un periodo nel quale l'ossessione del 43 cambia il modo di vedere, di rappresentare, cambiano i soggetti. Ecco, con un certo anticipo Lattuada realizza questo piccolo libro di 26 tavole nelle quali voi in mostra avete 7-8 fotografie che potete vedere, sono stampe contemporanee, qua ve ne faccio vedere delle altre. Vi faccio vedere intenzionalmente queste perché un pochino come il fotografo anonimo del Getty sull'arco di Tito ci fa vedere, va a Venezia e ci fa vedere un pezzo di Venezia
la Basilica della Salute, ma non ce la fa vedere in un modo evidente, non ce la fa vedere frontalmente, non ci fa vedere la facciata monumentale, più riconoscibile, più nota, più stereotipata, che si vede nella sua scenografia sul Canal Grande, ma ci fa vedere questo lato, questo retro, e compone in un modo forse anche provocatorio questo pezzo monumentale della città, insieme a questa scena di genere che mostra dei ragazzi, non ho mai capito esattamente cosa stanno facendo, ma stanno in qualche modo forse spulciando il selciato dalla gramigna che cresce tra le commessure, o forse stanno facendo qualche cos'altro. Ma la fotografia è intitolata nel libro L'erba a Venezia, che apre tutto un immaginario. Ovviamente noi sappiamo che l'erba a Venezia c'è pochissimo, quindi un rapporto tra natura e storia monumentale, eccetera. E tutto questo lo fa non solo in un modo così diagrammatico, come dire, il gesto magari un po' maleducato di far vedere i ragazzini in mutandoni di fronte o sul lato della chiesa, ci fa qualcos'altro, perché anche lui sceglie di fotografare in questo momento in cui queste campiture della pietra d'Istria si compongono insieme a questa proiezione d'ombra che si proietta da una luce che sta alle nostre spalle e che quindi proietta la parte di un edificio che ancora una volta noi non vediamo e che si presenta sulla scena, su questo palcoscenico in forma di ombra portata. Quindi anche questa è un'istantanea che dal punto di vista della nostra lettura quotidiana, ordinaria, istintiva, potremmo dire una piccola curiosità della Venezia della fine degli anni 30, considerata dal punto di vista del lavoro fotografico, ci dice o ci suggerisce molte più cose, considerando anche che la Tuada lavora, come tanti in quegli anni, per altri, insomma, con il formato quadrato, che è un formato che però impone al fotografo alcuni ragionamenti compositivi che sono molto diversi rispetto al racconto più orizzontale che è possibile fare con i formati, diciamo, allungati, tre quarti o altre proporzioni, altri formati che normalmente si utilizzano. E poi fotografa molto questi accumuli di oggetti desueti alla Fiera di Sinigallia, che è questo mercato che ancora oggi si tiene a Milano e che occupa periodicamente le strade della città, che diventano delle specie di teatri all'aria aperta, di objet trouvé, di sculture involontarie, se a questo punto effettivamente siamo anche autorizzati a sovrapporre a queste fotografie degli elementi della storia dell'arte che si sono sedimentati, penso soprattutto a Parigi, sempre in campo fotografico a partire dagli anni 20. E al centro, in qualche modo, di questa composizione sembra voler collocare il quadrante rotondo, al centro un po' in basso in realtà, di una sveglia rotta con le lancette ferme, forse evocazione metaforica della dimensione del tempo. Salto, vado avanti su questi aspetti, e qua ci sono delle conseguenze che noi che abbiamo poco storicizzato, ma insomma che cominciano a uscire, perché si tratta di fotografie che non sono passate per mostre, non sono passate per cataloghi, libri veri e propri, ma stanno nelle riviste. Per esempio la rivista Tempo è stata molto importante a partire dalla fine degli anni 30 come luogo di elaborazione di racconti visivi. Il modello evidentemente non è originale, proviene da riviste illustrate come Life e Time negli Stati Uniti, che pochissimi anni prima si è iniziato a pubblicare, ma sono degli esperimenti molto interessanti e vi faccio vedere questo articolo, Idillio alla periferia tra il fischio di un treno e l'ululato di una sirena, che è un racconto visivo con fotografie di Patellani, fotografo anche lui rappresentato, presente qua in mostra, e che trovo interessanti perché provano a costruire, questo è veramente in un dialogo anche con la città che sale, che vedevamo prima, se vogliamo, un racconto su che cosa è questa natura che si incunea nella città o viceversa questa città tentacolare che si espande sulla campagna circostante. E qua abbiamo il tema delle pecore che pascolano di fianco a questa immagine simbolica, fortemente simbolica, del treno che avanza. Adesso qua viene in mente
il titolo di un libro che è stato molto importante in ambito anglosassone per ragionare sul rapporto tra natura e artificio, un libro di Leo Marx intitolato The Machine in the Garden, il treno, il rapporto dialettico nella cultura soprattutto statunitense tra la macchina di ferro e la cultura addomesticata del giardino. Ma al di là di questa fotografia, giustamente ingrandita e messa quasi a doppia pagina dal grafico della rivista per il suo valore fortemente didattico in qualche modo, la ragazza di spalle che guarda desolata questo paesaggio e che cerca un'esperienza di natura in un luogo che non gliela può più consentire, la cosa interessante è il racconto che si sviluppa in questa, nelle tre fotografie che avete visto e in questo collage di scene e di micro racconti che penso di aver identificato in Carlo Bernare, l'autore che ha siglato questi testi, che meriterebbe insomma tutta un'altra storia, uno scrittore in realtà. Ecco, un racconto verbo visivo, un fototesto che ci fa vedere come al di là poi del lavoro che il fotografo fa sulla singola immagine, la messa in sequenza, la composizione via via di un racconto o di una serie o di un catalogo anche alle volte anonima, quindi radicalmente seriale, senza necessariamente una concatenazione narrativa, è un'altra dimensione importante che ci permette di vedere il fotografo di nuovo al lavoro nel ripensare le scelte che ha realizzato sul campo, trovando attraverso le associazioni tra fotografie nuovi sensi e nuovi significati. Mi fermo qui e vi ringrazio.